Torniamo all'estero, in Siria, dove sono tanti i bambini che soffrono le conseguenze di anni di guerra. Tra loro, quelli che affrontano il futuro più difficile sono i figli dei foreign fighters, allontanati da tutte le comunità. La corrispondente Carmela Giglio. La cosa che voglio di più al mondo è rivedere mamma. Voglio raccontarle tutto quello che è successo. Risponde in questo modo il piccolo Ali a chi gli chiede se vuole dimenticare il passato. Il suo passato è come un pozzo nel quale è precipitato e da dove non riesce più a venir fuori. Il padre che lo strappa alla madre e all'infanzia in Francia e lo trascina con i fratelli a Raqqa, sotto le bandiere nere dell'ISIS. È sopravvissuto lui solo, gli altri sono morti sotto le bombe. Hanno tra i 10 e i 18 anni, i ragazzi ospitati in questo centro nel nord-est della Siria. Sono tutti figli di jihadisti dello Stato Islamico, quasi tutti stranieri, rimasti soli, prigionieri dei propri ricordi, sono dimenticati o respinti dai paesi d'origine come se fossero una fonte di contagio da estirpare. Musab Muhammad è il direttore dell'istituto. Molti tra questi ragazzi hanno combattuto per il califfato, sono stati catturati. Alcuni avevano addosso cinture esplosive, ora sono solo degli orfani senza patria, ai quali cerchiamo di insegnare la speranza in una nuova vita.